consentitemi di iniziare con una citazione, cioè è difficile immaginare una serata sui diritti senza pensare alla formulazione che almeno nel nostro mondo occidentale abbiamo dato dei diritti. E quindi andiamo al preambolo di quella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sottolineo questa espressione, siamo nel 1948, laddove si afferma: tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali, in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Questa dichiarazione fu presuntuosamente definita universale, nel senso che si riteneva che questi assunti ormai, dopo la tragedia di due guerre mondiali, fossero senso comune nella comunità degli uomini, delle donne, dei popoli, delle nazioni. E vi era una sorta di fiducia positivista e progressiva che naturalmente, come un'onda, questi diritti pian piano si sarebbero espansi, certamente pensati, immaginati, costruiti nell'Occidente, sull'asse euroatlantico. Pian piano questi diritti, questa idea degli uomini, degli esseri umani liberi e uguali, che vivono naturalmente in dignità e diritti, questa idea fondamentale si pensava con uno spirito utopico delle generazioni che uscivano da due conflitti mondiali, che sarebbe diventato il senso comune per l'intera umanità. Luigi Manconi ci ha proposto delle immagini, delle icone, vorrei definirle molto forti e molto suggestive questa sera. Ecco, alla luce di quello che egli ci ha detto, questa visione positiva, naturale dei diritti non solo non si è affermata nell'Occidente, ma io vorrei dire, ed è la prima delle cinque modestissime idee che vorrei condividere con voi, che questa narrazione positiva è finita. Questa idea per cui siamo tutti convinti che domani ci sarà più pace di quanta non ce ne sia oggi, che domani ci sarà più giustizia e più diritti umani di quanto non ce ne sia oggi, ecco, questa idea è sbagliata. È sbagliata perché le generazioni venute dopo, e la mia generazione è venuta dopo il 1948, hanno dovuto fare i conti con parole nuove, che sembrava che sull'onda della secolarizzazione degli anni 50 e 60 non avessero più senso. Le parole della violenza delle religioni, della violenza nelle religioni, ciò che per consuetudine e pigrizia chiamiamo fondamentalismi. E quando eravamo più giovani si parlava di un caso, che era il caso irlandese, cioè rispetto al mondo che ormai lottava per il petrolio, appariva un'area regressiva nella quale ci si scannava allegramente nel nome di Dio. E poi abbiamo scoperto che dopo l'Irlanda c'era anche il Sudafrica, dove nel nome di Dio si opprimeva l'uomo. E poi è arrivata la Bosnia. E poi è arrivato il Medio Oriente, è arrivato il fondamentalismo islamico, il fondamentalismo ebraico. Negli anni Ottanta è arrivato il fondamentalismo cristiano con una virulenza, un settarismo non inferiore a quelli delle altre comunità di fede. E nei paesi a maggioranza di religioni orientali, paesi dell'est, vediamo che queste mitizzate religioni orientali del bene e della prosperità sanno essere anche molto arcigne e violente quando sono realtà di maggioranza. E poi abbiamo imparato a conoscere i nuovi fondamentalismi in zone che non li conoscevano, come la Nigeria, l'India, il Mali. Che ne è di quella visione positiva e progressiva dei diritti? Credo che ce ne sia rimasto davvero molto poco. Perfino le rivoluzioni arabe, che avevamo letto frettolosamente come espressione di questa realtà dei diritti che si allargavano anche in continenti che non conoscevano le forme storiche della democrazia occidentale, in paesi che non conoscevano le forme classiche del liberalismo, bene, il portato di queste rivoluzioni arabe sono le immagini blasfeme che tutti quanti abbiamo negli occhi e nel cuore. E in quella che doveva essere l'età della secolarizzazione, cioè in cui Dio non contava quasi più nulla, noi abbiamo il 30% dei conflitti che si stanno combattendo in queste ore, che sono conflitti combattuti nel nome di Dio.
Attenzione a non dare una rappresentanza unilaterale. Certamente vediamo le chiese bruciate e questo ci addolora e dobbiamo gridarlo con forza. Ma oltre che le chiese vediamo altre case del Signore bruciate e soprattutto attenzione a non cadere nella trappola ottica per cui immaginiamo che si stia combattendo soltanto una guerra dell'Islam contro i cristiani. Si sta combattendo una guerra anche tra musulmani e musulmani. Le vere vittime di quello che sta accadendo certamente sono i cristiani, esigua minoranza, ma le vere vittime nel lungo periodo sono i musulmani moderati, quelle persone che come noi cercano la pace, cercano l'equilibrio tra i popoli, cercano il dialogo. Sono queste le vittime predesignate dei fondamentalismi di queste ore. Seconda idea: i diritti sono vari, non c'è un diritto che prevarica gli altri diritti. Noi, soprattutto nel nostro paese, siamo condizionati da un'idea per cui esiste un diritto principe di tutti, che è il diritto alla vita. Certo, il diritto alla vita è fondamentale, ma il diritto alla vita sta sempre con altri diritti. Tra le grandi formulazioni di quello che sono i diritti vi è quella della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. È una verità autoevidente che tutti gli uomini sono creati uguali e che sono a loro intitolati alcuni diritti fondamentali, tra i quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà e il diritto al perseguimento della felicità. L'opinione europea, l'opinione pubblica europea ha accettato l'idea del diritto alla vita, del diritto alla libertà, ha molto deriso il diritto al perseguimento della felicità. È combattuta un po' facile, si dice in Europa, soltanto gli americani possono pretendere di garantire la felicità per diritto e per legge. E invece in questa idea del diritto al perseguimento della felicità c'è un'idea chiave, strategica, vitale del progresso dei popoli, cioè l'idea che tu hai il diritto di pensare a un futuro migliore. Ed era questo il grande pathos che ha fatto la fortuna di un paese come gli Stati Uniti o di altri paesi che si sono dati grandi politiche migratorie. Perché questo diritto alla vita, questo diritto alla libertà, questo diritto al perseguimento della felicità, diritti diversi che l'Occidente ha celebrato per gli immigrati polacchi, cinesi, tedeschi, italiani, irlandesi, perché questo diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità non deve valere per Khalid che scappa dalla Siria? Per Omar, che ha avuto la sua casa distrutta a Gaza, per David, che in Israele scappa dai razzi che cadono sulla sua scuola. Perché questi diritti fondamentali che noi abbiamo celebrato nell'Europa, negli Stati Uniti, non devono avere la stessa valenza, la stessa forza per altre persone, le persone che arrivano a Lampedusa? Perché questa idea chiave che sta nella storia dell'Occidente, che celebra una varietà dei diritti, non deve diventare anche il nostro paradigma per parlare dei diritti. Terza idea: i diritti non sono frutto di negoziati bilaterali. Si afferma a volte una strana idea: io ti garantisco un diritto, per esempio il diritto a un equo processo, se tu nel tuo paese mi garantisci lo stesso. Io ti garantisco il diritto alla libertà religiosa, potrai fare una moschea in Italia se tu mi fai fare una moschea a Riyadh. Non è questa la logica dei diritti, che non è una logica di negoziazione e di scambio. Negare i diritti a un popolo significa negarli all'intera umanità, diceva Nelson Mandela, che di diritti ne capiva qualcosa. E il concetto di tipicamente occidentale, di inalienabilità dei diritti, vuol dire esattamente questo. Vuol dire che sul diritto non si può negoziare, non si può sospenderlo, non si può metterlo da parte o giocarlo come carta di scambio. E tutto questo è un genio dell'Occidente, è
è uno dei grandi portati della cultura dell'Occidente, che si è macchiata poi di delitti infami, non ultimo la negazione di questi diritti che pure ha affermato. E non sto celebrando in alcun modo il primato morale dell'Occidente, che ha delle colpe storiche enormi. Ma se una cosa è emersa invece al centro del patto di convivenza che le nostre società europee e nordamericane si sono date, è l'idea che questi diritti siano iscritti nella natura delle cose, siano autoevidenti, dicevano i padri costituzionali americani. Non c'è bisogno di giustificarli, non c'è bisogno di motivarli, sono nell'ordine delle cose e sono inalienabili. Quarta piccola idea: non pensiamo in Italia di essere al riparo da questo tipo di minacce. Ci sono stati gli esempi vividi che sono stati appena ricordati. Mi permetto di citare un testo. La condizione in cui si trovano oggi le minoranze religiose in Italia costituisce un problema aperto che si presenta in termini di attuazione delle norme costituzionali. Anzi, per meglio dire, esso si pone in termini di mancata applicazione della Costituzione. Chi può vedere? Vede che cito da un quadernetto ingiallito che ha la data del 1956 e l'autore è Giorgio Pero. E io vi ho mentito, perché non era scritto le condizioni in cui si trovano le minoranze religiose in Italia, ma c'era scritto nel quadernetto di Pero, che in una serata dedicata alle intese non può che essere vivamente ricordato, c'era scritto la condizione in cui si trovano oggi i protestanti in Italia. Noi oggi possiamo ripetere pari pari, senza cambiare una virgola, rispetto alle altre minoranze religiose in Italia, ciò che però scriveva nel 1956, perché la struttura portante con cui il nostro ordinamento governa il sistema della libertà religiosa è ancora un sistema gerarchico, per cui una confessione senza intesa, senza riconoscimento, non ha ministri di culto, non può andare a visitare i carcerati, non può adempiere agli scopi fondamentali per cui nasce, fatica ad aprire un locale di culto. Cosa significa garantire solennemente, costituzionalmente, la libertà religiosa se poi una moschea, un tempio sikh, una chiesa pentecostale indipendente fatica a trovare quello spazio di presenza che pure gli viene garantito costituzionalmente? Quinta e ultima piccola idea: esistono nuovi diritti, esistono dei diritti codificati, certificati, quelli che citavo prima, ma negli ultimi tempi vediamo che i diritti sono fluidi, sono una materia cangiante. Oggi parliamo di diritti di genere, parliamo del diritto alla fecondazione assistita, parliamo di diritto alla privacy, parliamo di diritto a costituire famiglie non convenzionali, al riconoscimento di forme nuove di affettività, di omoaffettività. Stanno cambiando i paradigmi dei diritti, il set dei diritti si sta allargando. Me l'ho preparato un piccolo colpo di teatro, poi mi sono scordato di portarvi il kirpan. Il kirpan è un coltello che una religione importante che si sta affermando in Italia ritiene di dover consegnare a ciascun suo membro. Ovviamente questo è attualmente in contrasto con le norme italiane, e c'è un tema, che è un tema se sia legittimo che i maschi sikh portino questo coltello in tasca oppure no. Chi mai avrebbe pensato nell'Italia di Però del 56 che avremmo dovuto costituire commissioni per ragionare sul kirtan? Ecco, i diritti cambiano, si allargano, si modificano. Il cantiere dei diritti non si chiude mai, è un cantiere sempre aperto che si rinnova. Ed è un cantiere che ha bisogno di operai appassionati e creativi.